Buonasera, benvenuti in Curia Iulia. Abbiamo ospiti illustri, dal direttore generale musei professor Massimo Osanna, al professor Giuseppe Sassatelli, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etrusco-Italici, e abbiamo la professoressa Laura Michetti, professore al Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza Università di Roma, e purtroppo il professor Lorenzo Braccesi, per un impegno sopraggiunto, non può essere con noi, però il suo intervento verrà letto dalla dottoressa Nocita. Quindi grazie per questo impegno. Questa sera celebriamo la scoperta di spina etrusca. Sono esattamente 100 anni dal 1922-2022. A 100 anni della scoperta, così come abbiamo celebrato a luglio scorso i 50 anni della scoperta dei bronzi di Riace, sempre con il professor Massimo Osanna. Quindi questa sera ci ritroviamo proprio per celebrare questo importante evento che appunto portò, è stata una delle scoperte più importanti del Novecento, dalla scoperta archeologica, perché le fonti antiche parlano a lungo, da Dionigi di Alicarnasso a Strabone nella sua geografia, di questa città etrusca greca, anzi la denominano città greca famosa, tanto famosa e ricca, che aveva un tesoro nel santuario di Apollo a Delfi. E Strabone dice: dicono anche che un tempo la località fosse sul mare, mentre ora il luogo è nell'entroterra e dista dal mare circa 90 stadi. Quindi tutti gli archeologi nel corso dei secoli, possiamo dire, avevano cercato di individuare questa località. E poi nel 1922 a Valle Trebba, siamo in una valle vicino a Comacchio, venne scoperta spina, e iniziarono le campagne di scavo fino al 1935, condotte anche dal neo soprintendente Salvatore Aurigemma, e dopo la scoperta, 2 anni dopo la scoperta, venne istituita la soprintendenza dell'Emilia Romagna nel 1924, e poi le ricerche sono proseguite a partire dal 1954. Ecco, devo dire che la scoperta avvenne proprio per la bonifica, per le attività di bonifica del territorio, e a partire dal 54, con il prosciugamento del bacino lagunare Pega, venne trovata, rinvenuta l'altra importante necropoli, la necropoli di Valle Pega. Quindi Valle Trebba dal 1922 al 1935, e poi Valle Pega dal 54. Quindi possiamo dire che è una delle più importanti imprese archeologiche. Poi successivamente, anche con l'ausilio della fotografia aerea, venne individuata a partire dal 56 l'abitato di Spina, le prime tracce dell'abitato di Spina. Quindi, e poi le ricerche si sono susseguite nel corso del tempo fino ai giorni nostri. Ma comunque non faccio perdere ulteriore tempo e do la parola al professor Massimo Osanna per appunto introdurre il tema. Grazie. Grazie Alfonsina, grazie a tutti gli intervenuti, gli amici, i colleghi che con molto piacere ho incontrato in questa sede. Fa molto piacere essere qua con voi a condividere un evento per l'archeologia, l'etruscologia e l'archeologia in generale di enorme portata. È il centenario della scoperta di uno dei siti archeologici dell'Italia antica, forse più importanti, me lo concederai, sicuramente più di Marzabotto. Scherzi a parte, veramente questa è stata una scoperta che ha segnato
la ricerca archeologica in senso positivo, ma anche stata poi importante per, anche a livello locale, per quello che è significato per appunto le comunità locali, per il Delta del Po, questa scoperta e per tutti gli abitanti di quel comprensorio. E poi, come sapete, è alla base poi di uno dei musei archeologici più rilevanti, che è il Sistema Museale Nazionale, che è appunto il Museo Archeologico di Ferrara, che è gran parte dedicato a Spina, che ultimamente è tornato molto alla ribalta della cronaca, anche perché il nostro sottosegretario Vittorio Sgarbi ne invoca l'autonomia, quindi insieme a chissà, non sappiamo se andare, sono decisioni politiche, e comunque questo è un segnale anche della rilevanza di quel contesto, che è appunto al di là del nostro mondo archeologico. Prima di introdurre il tema di questa giornata, ovviamente lasciare la parola a colleghi ben più adeguati di me a parlare di Spina, volevo ricordare, purtroppo con veramente un molto dolore, che il mondo della ricerca archeologica, in particolare etruscologica, ha perso un rappresentante molto significativo, che è Marco Rendeli, che io ho avuto modo, ormai dico, avevo modo di conoscere da tantissimo tempo, soprattutto tramite sua moglie Paola Baldassarri, quindi una figura di studioso, come sapete tutti, di grande rilievo, che da anni si dedicava soprattutto alla ricerca nel territorio della sua università, quindi in Sardegna, ma che anche per l'archeologia, soprattutto all'inizio della sua carriera, presso l'università adesso Vanvitelli, allora la seconda università di Napoli, come allievo di Cristofani, aveva molto, molto operato. Quindi vorrei veramente ricordarlo con affetto, con amicizia, ricordare il contributo fondamentale che ha dato alla nostra. Entrando nel tema adesso di Spina, il mio compito è soprattutto quello di segnalare le iniziative che sono state messe in campo. Ovviamente questa è una delle mille iniziative, possiamo dire, che abbiamo messo in campo come Ministero, ma vorrei subito segnalare che la cosa è la portata, anche quello che desta più interesse di questa iniziativa, è che è avvenuta in piena sinergia, coinvolgendo tutte le istituzioni che sono non solo del territorio, ma anche ovviamente di ricerca, come le università. Quindi le iniziative sono state coordinate da una cabina di regia che è stata istituita presso la direzione generale, che ho l'onore di dirigere, appunto la direzione generale musei, e ha visto appunto ovviamente non solo protagonisti funzionari e dirigenti del Ministero della Cultura, quindi sia della direzione musei sia delle sovrintendenze, anche questo devo dire in un dialogo ormai sempre più come dire, più facile rispetto al passato, dove spesso le nostre due direzioni generali hanno avuto difficoltà a parlare, soprattutto dopo la riforma, con spesso inutili barricate. Adesso devo dire sempre più facile. Questa veramente iniziativa lo dimostra, è stata veramente nata ed è stata condotta in maniera egregia da funzionari e dirigenti di una direzione generale che dell'altra, quindi sia delle sovrintendenze che dei musei, in questo accompagnati ovviamente dalle istituzioni locali, il comune di Comacchio, il comune di Ferrara, dalla regione Emilia-Romagna e ovviamente non da ultimo dalle università, che hanno sempre svolto ricerca in quel campo, e quindi ovviamente Bologna, qui rappresentata dal professor Sassatelli, che diciamo membro di peso di questo comitato, ma anche l'università di Zurigo, quindi Reusser, e l'università di Ferrara con il collega Stefano Bruni. Quindi una cabina di regia che ha lavorato per mettere in campo tutta una serie di iniziative che volevano essere diversificate, volevano soprattutto portare l'importanza di questa scoperta, non solo ricordare agli specialisti, ma anche fare in modo che fosse compresa da tutti i possibili pubblici, tutti gli interessati. Spesso noi archeologi abbiamo avuto un difetto di non saper comunicare adeguatamente l'importanza della nostra disciplina. Spesso i nostri musei non hanno saputo mettere in campo narrazioni adeguate perché tutti fossero raggiunti da tutti i pubblici fossero raggiunti dalle
da temi di, appunto, archeologici legati appunto al nostro passato. Questo centenario è stata anche l'occasione per ripensare un po' i linguaggi con cui narrare Spina e con cui raccontare Spina, e quindi declinandola questo in tutta una serie di iniziative, sia conferenze locali, sia conferenze qui a Roma come la presente, sia ovviamente una serie di mostre che hanno coinvolto non solo il territorio e stanno coinvolgendo il territorio. Innanzitutto la prima mostra Comacchio, che ha avuto, devo dire, un discreto successo di pubblico, aperta già nella primavera, la prima iniziativa che si è riuscita ad inaugurare. Poi una mostra che adesso, molto ambiziosa e anche impegnativa per l'organizzazione, che sarà inaugurata a febbraio, subito prima di Natale. Mi sembra eravamo rimasti per il 21 dicembre, quindi proprio a ridosso di Natale, che è una mostra che ovviamente coinvolge non solo i colleghi che facevano parte della cabina di regia, ovviamente, ma un gruppo di studiosi molto più ampi, anche perché ricordo per esempio Elisabetta Govi, ovviamente, che sta ampiamente collaborando, ma non solo, e soprattutto l'idea era di portare a Ferrara un racconto complessivo su Spina, che si avvalesse anche di tutta una serie di materiali dispersi in altri musei. Ci sono prestiti anche dal Metropolitan di New York, ma anche mettere il materiale di Spina in dialogo con gli altri contesti. Ovviamente non poteva mancare Pirgi e quindi quello che è significato l'apertura portuale delle due realtà, una sul Tirreno e l'altra sull'Adriatico, e quindi non potevano mancare quindi i musei che raccolgono soprattutto materiale di area tirrenica, ovviamente Villa Giulia. Non è un caso che la mostra dopo Ferrara sarà portata in una forma rivista, ma mantenendo un po' la sostanza delle acquisizioni della ricerca che ha portato sia la mostra di Comacchio che quella di Spina e che è quella di Ferrara, dicevo, nella cornice di Villa Giulia. Poi c'è un'idea anche di continuare con una forma internazionale. Ci sono già c'è già un dialogo con Madrid, dove potrebbe essere portata dopo l'esposizione di Villa Giulia, quindi del 23. L'amico Peppe Sazzatelli mi diceva anche le altre iniziative che stanno poi gemmando in Italia e forse anche con la Fondazione Rovati a Milano. È chiaro che tutto questo più viene amplificato, quello si sta facendo, e il ricordo di questa scoperta straordinaria più giovare alla conoscenza, ma anche alla diffusione di questo luogo straordinario, che effettivamente fino adesso poco conosciuto fuori dai circoli specialistici, moltissimi non archeologi a cui ho parlato di Spina all'inizio li guardano un po' con aria, e quindi forse questo è anche un difetto di comunicazione, dobbiamo cercare di migliorare. Ma sicuramente la mostra ferrarese, poi portata a Roma, avrà il grande risultato di far conoscere contesti straordinari come quello di Valle Trebba a tutti i pubblici possibili, speriamo appunto sempre più diversificati. Un'altra serie di iniziative ovviamente ci hanno visti impegnati con la promozione del sito attraverso il documentario su Rai Storia, attraverso appunto una serie di interviste, e poi una serie di anche iniziative, devo dire, belle, che presenteremo stasera, come quella che abbiamo chiamato, organizzata dalla Direzione Generale Musei, che si chiama Italia Viaggio nella Bellezza, e che che ha portato al documentario di Storia, e poi l'altra che si chiama In volo sull'archeologia e sulla bellezza italiana, che appunto è stata promossa dal Ministero della Cultura e che quindi ha mostrato la bellezza di alcuni nostri luoghi della cultura anche dal punto di vista paesaggistico, proprio nel caso delle valli di Comacchio, e attraverso voli di drone, con drone. Quindi prima di dare la parola poi ai colleghi, se non sbaglio l'organizzazione prevede la presentazione del video appunto dedicato al Museo di Ferrara e alle valli di Comacchio. Allora possiamo far partire il video. Thank you.
Bene, allora possiamo iniziare con i contributi scientifici e do la parola a Giuseppe Sassatelli per il suo contributo Etruschi Italici. Ecco fatto. Allora, buonasera a tutti, io sono molto contento di essere in questo luogo strepitoso da tutti i punti di vista, con carissimi amici Massimo Sanna, Alfonsina Russo e Laura Michetti, ma sono contento soprattutto perché questa è l'occasione, come diceva Massimo Sanna, per dare in anteprima qualche risultato di questo lavoro che stiamo facendo. La ricorrenza dei 100 anni dalla scoperta è una ricorrenza felice da un punto di vista della, diciamo, dell'anniversario, ma è anche una occasione importante perché possiamo mostrare che cos'è accaduto dal punto di vista delle acquisizioni scientifiche nel dopoguerra. Sostanzialmente la prima scoperta del 22, 100 anni, poi successivamente negli anni 50 ci fu un'altra grande scoperta a Valle Pega e da allora gli studi su spina hanno fatto fare passi avanti davvero importanti sul piano della conoscenza e la mostra sarà l'occasione per riassumere un po' questa situazione con un linguaggio, come diceva Massimo Sanna, che speriamo sia un linguaggio che interessi e che venga compreso, perché il difetto di noi addetti ai lavori è proprio quello di ignorare questo aspetto. Vado subito alla situazione. Posso azionare io le diapositive oppure... Ah, ecco. Allora, partiamo un po' da lontano con questa testimonianza di Catone che dice che l'Italia era quasi tutta sotto il dominio degli Etruschi. Affermazione un po' esagerata, ma fino a un certo punto. Intanto perché dal punto di vista del controllo territoriale non è sicuramente così, ma comunque il controllo territoriale degli Etruschi sull'Italia antica era un controllo ampio, andava dalla valle del Po al corso del Sele, con una zona intermedia che è Roma, che vedete in questa carta è indicata a tratteggio, ma che in qualche modo ha vissuto una fase etrusca che è quella degli ultimi tre re che noi ben conosciamo. Devo dire che forse in questa affermazione tutta l'Italia sotto il dominio degli Etruschi va anche intesa un po' in senso storico e culturale, cioè non di controllo territoriale ma probabilmente di forte influsso culturale. Questa grande espansione riguarda anche la Valle del Po, dove gli Etruschi sono presenti, diciamo, in una prima fase cronologica che va dal X al VI secolo, con due grandi centri che sono Felsin a Bologna e Verrucchio in Romagna, in una situazione di controllo territoriale molto ampio, con un forte impulso all'agricoltura, in particolare governata da Felsina, situazione che alla metà del VI secolo cambia radicalmente, perché accanto a questi due centri compaiono tante altre città nuove. Bologna rimane, mantiene il controllo, viene fondata la città etrusca di Marzabotto sull'Appennino, a nord viene fondata Mantova e sull'Adriatico Spina, che possiamo dire storicamente l'erede di Verrucchio e delle funzioni che Verrucchio aveva, cioè rappresenta il desiderio degli Etruschi di controllare l'Adriatico. L'Adriatico è sempre stato un mare cruciale a cui gli Etruschi hanno mostrato sempre grande interesse, prima con Verrucchio e poi con Spina. In questo cambiamento che avviene alla metà del VI secolo, Spina ha un ruolo davvero importante e decisivo. È una novità che cambia radicalmente tutto l'aspetto culturale, sull'aspetto sociale, sull'aspetto artistico ovviamente di tutta l'area padana. Qua si apprezza ancora di più l'idea che Spina sia una sorta di staffetta rispetto a Verrucchio. È importante questo fatto perché Verrucchio è del IX secolo, quindi gli Etruschi già avevano intenzione di controllare questo mare. E naturalmente anche nell'immaginario collettivo la grande novità di Spina è rappresentata da una quantità enorme di vasi attici fabbricati ad Atene, nel ceramico di Atene, e importati e esportati a seconda dei punti di vista in tutta l'area padana, in tutta la pianura padana attraverso la città di Spina.
che sono vasi straordinari dal punto di vista qualitativo e artistico, ma sono anche vasi straordinari dal punto di vista, diciamo, culturale. Sono un veicolo per far arrivare nell'area padana, tra gli etruschi dell'area padana, i miti e gli episodi dell'epoca, dell'epica greca, quindi mitologia ed epica greca, che vengono conosciuti, apprezzati dagli etruschi di tutta la Valle del Po attraverso queste grandi importazioni di spina. Tant'è vero che poi queste ceramiche raggiungono Bologna, questa è una tomba di Bologna, raggiungono Bologna in grandissima quantità, e questa diffusione nell'area, nella Valle del Po, di queste ceramiche fatte ad Atene interessa un'area molto vasta, che non è soltanto legata all'Etruria padana, ma anche all'Europa transalpina. Quindi in sostanza questo grande cambiamento culturale e storico determinato dalla fondazione di queste nuove città nella Valle del Po, a cominciare da Spina, è funzionale a creare, diciamo, a sostituire o in qualche modo ad affiancare il vecchio sistema incentrato prevalentemente sull'agricoltura, cioè quello della fase velanoviana, un sistema commerciale agguerritissimo, efficientissimo, molto, molto interdipendente da quello che accade in quest'area, funzionale a comperare queste straordinarie ceramiche attiche che vengono da Atene e a smistarle assieme ad altre cose nella pianura padana e poi anche tra i Celti, che pure apprezzavano queste ceramiche, oltre al vino che pure arrivava nel mare Adriatico. Spina oggi è in terraferma, per la linea di costa, come sappiamo, per la sedimentazione, diciamo, del fiume Po si è molto avanzata, è alle spalle di Comacchio, è in qualche modo una città lagunare, però una città efficientissima dal punto di vista della recezione delle ceramiche. Tanto il primo passo di avanzamento delle ricerche è che fino agli anni 60 si parlava di Spina come il porto di Felsina, con una sorta di dipendenza. Oggi siamo assolutamente certi che questo non è vero, cioè Spina è una città assolutamente autonoma, con una sua struttura e organizzazione politica. Prima Alfonsina Russo ricordava il tesoro di Delfi, ne parlerò tra poco, e quindi grande quantità di ceramica attica che arriva a Spina e che Spina come città autonomamente diffonde in tutta quest'area molto ampia. Ovviamente si apre qui subito un capitolo che riguarda anche qui nel quale vorrei mettere in luce il progresso degli studi. Beasley, che è stato un grande studioso, il primo grande studioso di queste ceramiche, diceva che gli etruschi di Spina, di Bologna, della Valle del Po comperavano i resti del mercato ateniese, cioè comperavano quello che avanzava del mercato ateniese, affermazione che oggi non è più accettabile, non solo per l'alta qualità di queste ceramiche, ma per il fatto che gli etruschi non solo non comparavano i resti del mercato, ma capivano benissimo, comprendevano benissimo i racconti che c'erano su queste ceramiche, e oggi la ricerca è andata ancora più avanti, e spero anche di questo di dire qualcosa in più, cioè capivano e utilizzavano le immagini di queste ceramiche fabbricate ad Atene per fini che sono strettamente legati alla vita sociale, politica e ideologica della città. Per intendersi, questa è una grande chilix con le imprese di Teseo. Questa è una grande cratere con episodi mitologici molto, molto particolari, che adesso non possiamo trattare più a fondo. Minotauro, uccisione del Minotauro nel palazzo di Cnosso. Un'altra ceramica che evocano appunto queste grandi importanti raffigurazioni del mondo greco. E veniamo a questa prima testimonianza di Strabone, che ricorda che Spina al suo tempo era un piccolo villaggio, ma un tempo fu una città greca famosa, la prima etichetta di città greca. La stessa cosa dice un'altra fonte importante, che è lo Pseudofila, c'è un manuale di navigazione che dice c'è una città greca presso questi che si chiama Spina. Prima etichetta, Spina, città greca.
intesa a un certo momento come in senso etnico, come se fosse una città di greci, poi si è andato un po' più avanti dicendo città greca perché qua i greci potevano commerciare, potevano mercanteggiare liberamente, poi si è andato ancora più avanti dicendo che città greca perché molto di quello che i greci raccontavano nei loro messaggi iconografici sulle ceramiche è entrato nella cultura della città etrusca. Io credo che oggi possiamo andare ancora più avanti in questa dialettica tra mondo greco e mondo etrusco, dove forse va superato un po' uno schema a cui siamo abituati, di qualcuno che riceve, di qualcuno che dà. Io credo che possiamo andare un po' più avanti, perché è una dialettica, non voglio dire paritetica perché sarebbe un po' presuntuoso, ma una dialettica molto intrecciata, dove ci sono cose che davvero vanno bene al di là di una semplice recezione di alcuni aspetti della civiltà greca, del mondo greco. Che gli etruschi di Spina e quelli dell'area padana fossero un po' più vicino ai greci di quello che erano gli altri etruschi, lo dice un'altra fonte preziosissima, è l'Amico, il quale dice che i Pelasgi, un antichissimo popolo greco, sbarcarono, venuti dalla Tessaglia, sbarcarono a Spina e alcuni di loro da Spina decisero di andare verso sud con una lunga marcia verso l'area tirrenica e a Cortona, che è al centro un po' di questo itinerario, si resero conto che non erano più Pelasgi ma erano Etruschi. Secondo me è una bellissima metafora della origine degli Etruschi. Noi parliamo sempre di origine e formazione, è un grande viaggio che questa popolazione dei Pelasgi fa e a un certo momento, incontrando altre popolazioni, si trasforma e diventano Etruschi e parlano Etrusco. E questo è un'etichetta molto importante, perché in questa età significava sottolineare un po' una differenza tra gli Etruschi in generale e gli Etruschi dell'area padana. Qualcuno ha scritto giustamente, erano un po' diversi perché un po' più greci e quindi un po' meno barbari, un po' meno etruschi. E io credo che molte delle ceramiche di Spina vadano un po' proprio in questa direzione. Che ci fosse molto del mondo greco lo vediamo dalla navigazione che avviene nell'area adriatica, qui nell'isola di Pelagosa, che sta alle porte di questo Golfo Adriatico, come lo chiamavano gli antichi, c'è un grande santuario di Diomede frequentato dai greci che poi arrivavano fino a Spina. Molte immagini greche sono arrivate a Spina e sono state utilizzate dagli spineti per un messaggio che riguardava le loro terre. Questa è una bulla d'oro fatta a Spina con una raffigurazione di Dedalo e Icaro, lo sappiamo perché hanno gli attrezzi, hanno anche l'iscrizione. In area padana questa raffigurazione si diffonde. E che cos'è questo Dedalo? È il Dedalo che si dedica alla carpenteria del mare, a tenere attivi i canali, a tenere attiva la città, quindi una figura del mondo greco che viene usata per operazioni che sono legate alle grandi bonifiche di Spina, che naturalmente sono, abbiamo visto anche nel documentario, sono la caratteristica di questa città. Questa città aveva bisogno di organizzarsi rispetto al mare, di difendersi dal mare da un lato, per consentire l'abitazione, ma anche di mantenere i collegamenti col mare. Aveva bisogno di un grande architetto di architettura idraulica che facesse appunto tutte quelle operazioni che erano necessarie, e Dedalo è funzionale a questa operazione. Ma poi ci sono anche degli altri elementi che vanno in questa stessa direzione. Questa è una grande tomba di Spina, molto importante, all'interno della quale c'è la Kilix con le imprese di Teseo. Ecco, questa tomba appartiene sicuramente a un individuo della classe dirigente di Spina, la classe dirigente che aveva fondato e mantenuto la città, che utilizza un mito greco, le fatiche di Teseo, l'eroe fondatore di Atene, per sottolineare il ruolo politico che questo defunto ha avuto all'interno della città di Spina. Quindi il recupero di un episodio mitologico, di vari episodi mitologici dei greci, funzionali a una propaganda locale interna.
Lo stesso accade per un altro episodio, che è la gigantomachia, che è la grande lotta per diciamo così, ripristinare l'ordine rispetto al disordine causato dai giganti, e la gigantomachia viene recuperata a Spina per sottolineare il ruolo politico di qualche magistrato, di qualche capo di questa città, che ha fatto la stessa cosa che fecero le divinità contro i giganti. Questo accade a Spina, ma accade anche a Bologna, quindi si diffonde in Etruria Padana, dove abbiamo lo stesso, una raffigurazione di gigantomachia, che segnala che appartiene al corredo di un personaggio che sappiamo essere stato magistrato, perché la sua tomba era segnata fuori terra da questa stele con questa iscrizione. Quindi un magistrato di Felsina che recupera un episodio come quello della gigantomachia per esaltare le sue funzioni di capo, che riporta l'ordine all'interno della sua città. In questo caso abbiamo un atteggiamento abbastanza, diciamo, passivo, recettivo della città di Spina rispetto alle sollecitazioni che vengono dal mondo greco, però abbiamo un segmento dell'area diciamo culturale degli Etruschi dell'area padana, che è l'area, il mondo funerario, dove questa diciamo attenzione al mondo greco è molto attenuata. Per intenderci, gli Etruschi dell'area padana, quando si cimentano nel mondo funerario, sono molto più attenti a quello che accade in Etruria di quello che accade in Grecia. Ci sono figure come questa di Caronte, che naturalmente è ispirato in un certo senso alla figura di Caronte del mondo greco, che era il grande traghettatore che portava le anime nell'aldilà, raffigurato sulle lechizoi attiche. Ma questo accoglimento di queste figure è un accoglimento che ha un occhio speciale per il mondo etrusco. Una stele di Bologna con la raffigurazione di una nave che rappresenta il viaggio verso l'aldilà prende ispirazione non tanto da raffigurazione del mondo greco, ma da raffigurazione del mondo etrusco, come la tomba della nave di Tarquinia. Diciamo che tutte un po' le grandi raffigurazioni del mondo funerario sono molto più attente a quello che accade in Etruria di quello che accade in Grecia. Lo dico molto rapidamente per mostrare come questa recettività del mondo etrusco di Spina e di Bologna rispetto al mondo greco nel mondo funerario è molto attenuata, c'è una sorta di ripresa di una sorta di identità nazionale. E questo fatto è talmente forte che io credo che oggi possiamo andare ancora più avanti, cioè che questo mondo funebre, questa ideologia funeraria del mondo etrusco, così radicata, così ben rappresentata nell'Etruria Padana, questa è una stele di Bologna dove si vede un defunto che va verso l'aldilà accolto da una grande testa di sileno che rappresenta simbolicamente l'aldilà. E questo tipo di raffigurazione, cioè il sileno che accoglie il defunto, è talmente radicata, è talmente forte nell'ideologia funeraria del mondo etrusco da influenzare la produzione greca di Spina. Tant'è vero che noi abbiamo una Kylix, quella a destra, trovata in piccolo centro vicino a Bologna, dove abbiamo lo stesso tipo di raffigurazione, cioè una grande testa di sileno che accoglie il defunto. È l'unica Kylix che noi conosciamo con questo tipo di raffigurazione, e possiamo dire con una certa certezza, con un po' di certezza, che è probabilmente una Kylix commissionata da qualcuno dell'area padana all'atelier, al ceramico di Atene, perché voleva una raffigurazione su ceramica analoga a quelle che erano raffigurate nelle loro pietre funerarie. Come vedete, siamo diciamo un po' più in là rispetto al rapporto greci ed etruschi inteso in senso tradizionale. È evidente che a Spina c'erano dei greci, lo sappiamo anche dalle iscrizioni, ci sono delle iscrizioni greche, erano i greci che coltivavano questi commerci, che coltivavano queste relazioni, che magari comunicavano al ceramico di Atene che cosa piaceva agli etruschi che stavano lassù nella pianura padana, in modo che poi questi si adeguavano nella loro produzione. Ma è un rapporto con i greci molto diverso da quello che c'è nella Magna Grecia, nell'Italia meridionale, dove greci ed etruschi avevano le loro realtà territoriali, avevano le loro città e quindi avevano le loro
autonomie politiche. È un rapporto diverso perché a Spina questa mescolanza è una mescolanza interna alla città etrusca, dove vivevano, dove avevano gli atti, facevano atti di culto, offerte anche i greci accanto agli etruschi. Questa è una chidis con l'iscrizione di Dioniso fatta da un greco, un dono di un greco in un santuario della città di Spina. Ma attenzione, qualcuno interpretò questa presenza di greci nel senso della polis ellenis, delle fonti, in senso etnico. Siamo sicuri che la maggior parte della popolazione, la grande, la stragrande maggioranza della popolazione è etrusca, perché la stragrande maggioranza delle iscrizioni sono etrusche, e quindi questo rapporto è una città etrusca fondata anche con un rito di etrusco di fondazione. E questo è sicuramente un dato che l'archeologia ci conferma. Però in questa città sicuramente etrusca c'era un forte elemento greco. Tant'è vero che, vado a concludere, tant'è vero che nella tradizione antica, in particolare questa testimonianza di Tito Livio, emerge una idea, diciamo, di unità nazionale degli etruschi, un'idea di una nazione etrusca che abbraccia sia il mare di sopra, mare Adriatico, che il mare di sotto o il mare Tirreno. Infatti quella testimonianza di Livio dice che questi due mari prendono tutti e due il nome dal popolo degli Etruschi. Quello di sopra si chiama Adriatico perché Adria è una colonia degli Etruschi, quello di sotto si chiama Tirreno perché questa è la grande costa tirrenica. Io credo che questa idea della unità nazionale del mondo etrusco che domina i due mari, che abbraccia la penisola che nella cartografia antica era più orizzontale di quanto noi siamo abituati a vedere, sia a sua volta rispecchiata dalla notizia che ricordava prima Alfonsina, cioè che a Delfi c'era un tesoro degli Spineti, cioè un luogo dove gli Spineti mettevano le loro prede di battaglia, di guerra, le loro donavano in questo santuario, di questo grande santuario della Grecità, le spoglie delle loro piraterie nel mare. Qual era l'altra città che aveva un tesoro a Delfi? Era Pirgi, era Cerveteri, chiedo scusa, ma ho fatto un lapsus quasi voluto, di cui ci parlerà la Michetti. E mi sembra interessante sottolineare come questa unità nazionale degli Etruschi che sono controllori dei due mari si è rispecchiato da queste due realtà, cioè i due mari hanno un tesoro a Delfi, uno di Spina e uno di Cerveteri. Questo parallelo è estremamente significativo. Il tesoro di Delfi era un luogo straordinario da questo punto di vista, e io credo che, e concludo veramente, quando Augusto, visto che siamo nella curia, ci sta bene questa finale romano, quando Augusto decide di trovare, vuole scegliere due luoghi dove mettere la grande flotta romana che controllava il mondo orientale e il mondo occidentale, sceglie due località. Una è Miseno, in area tirrenica, certo non l'Etruria, ma insomma in un'area che era controllata dagli Etruschi, e l'altra Ravenna, quindi nella zona di Spina. Quindi, diciamo, Augusto, che sappiamo bene aveva alla sua corte personaggi come Mecenate, che le fonti definiscono una Tirrena regum progenie, quindi Augusto è un grande conoscitore dell'Italia antica e riprende questa idea che i due grandi poli dell'Italia antica in età etrusca sono proprio l'Adriatico e il Tirreno. Grazie. Il programma ora prevede Braccesi, quindi pregherei Michela Nocita di leggere l'intervento di qui. Grazie. Ecco, salutiamo il professor Osanna perché ha un altro impegno, importante impegno, quindi... giusto, Massimo? Quindi, ecco.
E quindi ci deve lasciare purtroppo. Perché niente. Non ha il dono dell'ubiquità. Non ha il dono dell'ubiquità, quindi. Buon lavoro. Ciao Massimo. Grazie. Prego Michela Nocita. Buonasera, leggo l'intervento del professor Braccesi. Negli anni più bui della guerra del Peloponneso, quando le erano preclusi i mercati della Sicilia, dell'Egitto e del Ponto, se Atene mangiava pane, lo doveva al grano della fertile Etruria padana, importato nell'emporio di Spina. Questo spiega il flusso di importazioni di ceramica attica restituite dalle sue necropoli e l'attenzione all'approdo padano da parte della storiografia antica, su cui ora soffermerò l'attenzione. Dionigi di Alicarnasso narra che il leggendario popolo dei Pelasgi, venuto per mare dall'Epiro, sarebbe approdato presso il delta del Po e di qui sarebbe rifluito per terra nell'Italia tirrenica, dove avrebbe fondato Cortona, o comunque se ne sarebbe impadronito. Questo quanto si racconta, si fonda per sua esplicita ammissione sulla testimonianza di Ellanico, che considera i Pelasgi gli antenati degli Etruschi, citazione di Dionigi. Ellanico di Lesbo dice che i Tirreni prima si chiamavano Pelasgi e che presero il nome che ora hanno dopo essersi stanziati in Italia. Egli fa questo discorso. Frastore fu figlio di Pelasgo, loro re, e di Menippe, figlia di Peneo. Figlio di Frastore fu Amintore, di Amintore fu Teutamide, di Teutamide fu Nanas. Durante il regno di quest'ultimo, i Pelasgi furono scacciati dal loro paese dai Greci e lasciate le loro navi presso il fiume Spinete, nel Golfo Adriatico, presero Cortona, una città dell'interno. Partiti di lì, poi, si impadronirono di quella che noi ora chiamiamo Tirrenia. La notizia di una vicinanza o comunque di una diretta comunicazione tra Spina e Cortona appare sbalorditiva, quasi insensata, ma Cortona è qui localizzata in stretta connessione con il Delta Padano perché è situata a metà strada di una carovaniera che in direzione nord-sud viene ad attraversare il cuore della penisola, congiungendo tra loro Spina e Cere e quindi la foce del Po a quella del Tevere. Ma perché tanto interesse proiettato su Cortona? Perché per gli antichi il centro d'Italia cade nel sito che sia parimenti equidistante dagli estremi di un asse viario che in direzione nord-sud attraversi l'Appennino, unendo tra loro i due versanti della penisola. Orbene, Cortona, legata alle arcaiche memorie della Telegonia, dispone di questi rarissimi requisiti. Infatti, se appuntiamo l'attenzione su una carta geografica, constatiamo come la città si trovi al centro di un'importantissima via carovaniera che pone in comunicazione Adriatico e Tirreno, avendo per estremi, come abbiamo detto, le foci del Po e del Tevere. Di una via carovaniera che parte dalle lagune adriatiche del Po, risale il corso del Savio fino alla sua sorgente sul Monte Fumaiolo, per poi ridiscendere sull'opposto crinale della penisola lungo la valle del Tevere e quindi raggiungere presso Cere o Roma la costa tirrenica. Ovvero di una carovaniera che, valicato l'Appennino, defletta dall'alta valle del Tevere nella media valle dell'Arno per pervenire a Pisa, come attesta il periplo dello Pseudo Scilace, assegnandole una durata di percorrenza di 3 giorni. Nanas o Nanos, nome che nella Teogonia viene assegnato all'Ulisse nella saga occidentale, è per Ellanico il nome del re che data l'età della diaspora dei Pelasgi, i quali, nel suo racconto, si proiettano di forza nel vivo della memoria e delle leggende che pervadono la storia dell'Italia preromana, quasi attraversandone in diagonale la sua arcaiologia più segreta. Ma chi sono costoro? La domanda non conosce ancora risposta. Sono ipostasi di remoti antenati proto-elleni, approdati davvero nel delta del Po sul declinare del secondo millennio, ovvero sono parto strumentale della storiografia di epoca classica, che per creare distinzioni o legami associativi con gli Etruschi ora li identifica tout court con i loro antenati, ora ancora in un'ottica più sofisticata con i loro antenati di stirpe pregreca. A favore della prima congettura milita l'evidenza concreta dei commerci micenei, oggi documentati nel settore alto adriatico.
a favore della seconda, milita nella pagina del testimone, nella pagina di Dionigi, la memoria diffusa di Pelasgi e Spinetti che si proiettano sulla ribalta degli umani eventi senza soluzione di continuità, dall'età della protostoria leggendaria alla stagione della classicità. Citazione di Dionigi. Allestirono numerose navi, si diressero verso l'Adriatico, approdarono presso una delle foci del fiume Po, di nome Spina. Qui lasciarono la flotta e coloro che erano meno in grado di sostenere gravi disagi. Questi circondarono l'accampamento con una palizzata e rifornirono le navi di vettovaglie. Quando poi parve loro che le cose si mettessero al meglio, fondarono una città che aveva lo stesso nome della foce del fiume. Ebbero buona fortuna, molto più di tutti gli altri abitanti delle coste dell'Adriatico. Furono infatti signori del mare per molto tempo, al punto che inviarono a Delfi, presso il santuario di Apollo, la decima del bottino preso per mare, un dono splendido quanto altri mai. Abbiamo riferito questa testimonianza per mostrare come Dionigi non soltanto etichetti Pelasgi quali antenati di stirpe ellenica degli Etruschi, ma per mostrare come egli valorizzi a caratterizzare la spina pelasgica due segnali distintivi della propria storia d'età classica: la memoria di una sua talassocrazia e l'informazione di un suo tesauros a Delfi. Dati tra loro concatenati che connotano la sua memoria nella pagina di Strabone. Furono infatti signori del mare per molto tempo, al punto che inviarono a Delfi, presso il santuario di Apollo, la decima del bottino preso per mare. Il ricordo dello storico è melanconico e retrospettivo e per giunta nel medesimo contesto gratifica il grande emporio etrusco-padano della qualifica che non le spetta di polis ellenis. Ma egli è greco e con spirito greco rilegge le memorie del passato. Memorie che tanto più lo condizionano, perché deve contrapporre alla pochezza del presente un ancestrale splendore, al misero comion, una polis ellenis endoxos. Spina, ora misero villaggio, anticamente città greca famosa. A Delfi si mostra il tesoro degli Spineti e molte cose si raccontano su quello che fu il loro dominio sul mare. Dunque, qui, come in Dionigi, la memoria storiografica ostenta per Spina il suo ruolo di potenza talassocrate e il suo vanto di un tesauros delfico, il quale ancora una volta, come in Dionigi, tesaurizza una ricchezza che proviene da prelazioni di guerra. Lo sappiamo sempre da Strabone. A Delfi, all'interno dei tesauroi, ci sono offerte derivate dai proventi di scorrerie che riportano delle iscrizioni con il nome dei dedicanti, così, per esempio, da parte degli Spineti che abitano presso l'Adriatico. Le analogie tra i due autori, Dionigi e Strabone, inducono a una conclusione univoca. La spina pelasgica di Dionigi è dunque la spina etrusca di Strabone, ma da lui definita greca. È la città che nel V secolo è la grande meta del commercio attico nell'Adriatico, dove Atene, come in qualsiasi altro emporio, dispone, certo, di un suo spazio autonomo attrezzato alla greca, che nel racconto retrospettivo di Strabone si trasfigura nella memoria di una vera e propria polis ellenis. Megli avverte che fotografo due realtà insiedative che sono entità tra loro diversissime e distantissime, quali la spina seconda dell'età classica e la spina terza dell'età della decadenza al tempo della romanizzazione. Dionigi invece amplia l'orizzonte e fotografa due realtà, ma nel suo racconto diffuso non specifica che si tratta di realtà tra loro distinte, di una spina prima protostorica e di una spina seconda di età classica che le affianca senza una soluzione di continuità. Una spina seconda che ci riporta al V secolo con un volume di commercio e di affari che spiazza il primato di Adria, affermandosi nel ruolo di grande approdo di Felsina, allora Princeps Etrurie, città con la quale comunica direttamente tramite la valle del Reno, fiume che sfocia in mare, immettendosi nello stesso ramo del Tizio del Po dove sorge la nostra spina. In definitiva, una duplice prosperità, quella di Spina nel V secolo, assicuratale dai traffici attici e dalle proprie scorrerie nell'Adriatico. Con il secolo successivo, il quadro geopolitico muta radicalmente, tanto nei nuovi equilibri di Atene, quanto nelle retrovie padane di Spina, ora in mano ai Galli Boi.
Ma l'attività piratica degli Spinetti non cessa, anzi si incrementa anche ai danni dei loro antichi interlocutori economici. L'attesta nell'anno 324 a.C. un decreto ateniese che delibera per i tesseis ton Adriana poikias, cioè per l'invio di una spedizione coloniale in Adriatico con il compito di creare una stazione navale che possa costituire una difesa contro le scorrerie dei Tiurenoi, i quali Tiurenoi nell'Adriatico non possono che essere gli Etruschi di Spina. Grazie. Grazie a Lorenzo Braccesi per il tramite di Michela Nocita. Grazie mille. Ora passiamo la parola a Laura Michetti, che ci parlerà di Cere e quindi di Pirgi, di un altro avamposto. Tra l'altro vorrei anche dire che lo scorso giovedì abbiamo parlato di Regisvilla, quindi di questo che sta venendo fuori anche con questo volume che è appena uscito nei Quaderni Vulcenti, proprio su Regisvilla. Quindi bene, continuiamo con i porti. Con i porti, appunto, con i porti delle città, certo, etrusche. Allora, io ringrazio molto la direttrice del parco per questo invito, per questa bellissima occasione, e sono felice che Pirgi sia presente sarà presente nella mostra di Spina in questo evento così importante per l'archeologia italiana. E non è un caso, abbiamo già sentito tanto su questo, abbiamo sentito le fonti che parlano dei Pelasgi. Il titolo di Porto Gemello sarà proprio anche un po' il titolo della sezione che nella mostra di Spina accompagnerà la presentazione di Pirgi. È un Porto Gemello per motivi molto, molto semplici che già sono emersi, mi pare, dai precedenti contributi. Il porto sul Tirreno che fa in qualche modo da pandan, farà da pandan nella mostra a quello di Spina. Mari paralleli, questa bella definizione di un nostro collega, di Maurizio Arari, perché effettivamente sono mari che hanno avuto delle vite parallele, specialmente nel rapporto col mondo greco, con alterne vicende, con anche momenti di apice diversi, ma che vedono effettivamente questi due grandi porti in qualche modo parallelamente vivere. Pirgi, non si può parlare di Pirgi senza parlare di Cere, mentre appunto Spina ha una configurazione di città, Pirgi è un piccolo centro urbano, ma è l'emanazione sul mare di questa grande città etrusca, questa città così importante, così proiettata sul mare, che anche questa può essere in qualche modo gemellata da tanti motivi. Questi Pelasgi di cui abbiamo tanto sentito parlare, è possibile che siano anche all'origine di Agilla, questo nome che conosciamo parallelamente per Cere, quindi forse anche questa è una fondazione pelasgica, come anche addirittura il santuario di Pirgi per alcune fonti è fondato da questo popolo così antico. È evidente che il possedere entrambe, Cere e Spina, il Thesauros a Delfi, quindi avere questo riconoscimento preziosissimo da parte del santuario panellenico come le uniche due città non greche ad avere questo diritto, quindi una cosa assolutamente straordinaria, non è un caso, si deve proprio alla loro posizione sul mare e al loro dominio dei traffici, quindi alla talassocrazia, quella che le stesse fonti ci illustrano come talassocrazia. Quindi vediamo che Delfi, il tema del commercio, della talassocrazia e quello dei pirati si intrecciano. Perché i pirati? Perché la stessa Pirgi viene ritenuta metropoli degli Etruschi all'epoca in cui gli Etruschi esercitavano la pirateria, quindi è un porto che entra anche un po' nel tema, questo topos molto tipico delle fonti greche, dei Tirsenoi, quindi dei Tirreni come pirati. Quindi sono tematiche che sono strettamente collegate e anche con Delfi, perché uno degli oggetti che verranno esposti in mostra è proprio il calco del cippo dei Tirreni che viene offerto nel santuario di Delfi. Quindi delle vicende che collegano in modo molto stretto queste due realtà. Pirgi rientra anche proprio nel tema delfico come luogo dove
probabilmente, con ogni probabilità, sono partite le navi che hanno partecipato alla battaglia di Alalia, questo evento, diciamo, che ha segnato la storia del Mediterraneo e che vede gli Etruschi, ma essenzialmente Cere, alleata di Cartagine contro i Greci di Focea, che erano andati a fondare in Corsica la colonia di Alalia. Un evento che ha proprio caratterizzato la storia del Tirreno nel 540, intorno al 540, e perché diciamo, ci interessa in questo momento? Perché la carestia, la pestilenza che si scatena in seguito alla battaglia, quando vengono sacrificati in modo, diciamo, empio i prigionieri focei da parte degli Etruschi vincitori, dei Ceretani vincitori, proprio probabilmente questa pestilenza trova spazio, secondo appunto il racconto di Erodoto, in una strada al di fuori della città. Quindi è possibile che questo atto sia avvenuto proprio lungo la strada che collegava Cere a Pirgi, questa grande strada che era un fondamentale diciamo elemento di contatto e di collegamento tra la città e il mare, il porto. E l'interpretazione che ne è stata data da parte di Giovanni Colonna e anche di Mario Torelli è proprio questa, che sulla strada, sul tragitto da Pirgi a Cere, il sacrificio di prigionieri troiani ha dato poi questa grande appunto pestilenza, in seguito alla quale si consulta l'oracolo di Delfi. Quindi torna a Delfi e l'oracolo dice di istituire dei giochi funebri in onore dei prigionieri defunti, e questi giochi potrebbero essere stati collegati a un santuario che Giovanni Colonna ha rinvenuto proprio lungo il percorso della via Cere Pirgi. Quindi una, diciamo, una inserimento di Cere e di Pirgi in questa dinamica tirrenica che apre a tante realtà che in quel momento, che in età arcaica, sono fondamentali in questo mare: i Greci, i Cartaginesi e appunto gli Etruschi. Quindi porti gemelli sui mari paralleli e realtà aperte, realtà diciamo urbane, differenziate, ma aperte al contatto, come sono tutti i luoghi di scambio, come sono tutti i porti. Quindi questo è un po' la ragione della presenza di Pirgi in questa grande mostra sul grande porto adriatico. L'Università di Roma La Sapienza scava da moltissimi anni a Pirgi, il Dipartimento di Scienze dell'Antichità ha questo scavo come uno dei grandi scavi di Ateneo, che è costantemente finanziato dalla Sapienza e che vede tantissimi studenti ogni anno, generazioni di studenti che si sono formati sul campo, sempre in collaborazione ovviamente con la soprintendenza. E le ricerche ormai di tanti decenni hanno portato ormai ad una ampia conoscenza di questo insediamento portuale. Una conoscenza che è un pochino falsata dalla ingressione marina che ha, al contrario di Spina, che si è diciamo impaludata, invece Pirgi subisce l'avanzata del mare purtroppo irrefrenabile, e quindi quello che vedete tratteggiato è quello che non abbiamo più, ed è una grossa, insomma, significativa fetta di costa in un ambiente che non deve essere troppo diverso da quello di Spina, cioè un ambiente lagunare, un ambiente che aveva molta facilità nell'offrire approdo e dove c'era molta presenza di acqua dolce. Questo è uno degli elementi per cui viene scelto questo luogo come porto e come poi sede di un grande santuario, perché la realtà di Pirgi è di un grande porto, ma nel quale il sacro ha una dimensione assolutamente predominante e importantissima. Queste sono le aree finora scavate, che adesso andremo diciamo a così presentare molto velocemente un po' più nel dettaglio, con questa appunto compresenza di porto e di santuario, un santuario marittimo, ma un santuario che non è di un diciamo di una dimensione semplicemente appunto portuale emporica, è un grande santuario extraurbano di una grande città etrusca. Quindi
l'elemento della via che in modo monumentale collega la città al porto è proprio fisicamente e simbolicamente l'unione tra questi due poli. È una città, si è parlato di una città bipolare, la città e il porto, con due grandi aree sacre, una monumentale, quella con i due grandi templi, una meridionale, quella sulla destra, completamente diversa, con altri culti, e poi un grande abitato che stiamo cominciando a mettere in luce proprio in questi ultimi anni. La planimetria delle aree di scavo, che ci mostra appunto al centro il grande santuario monumentale, da cui sono partite le grandi ricerche di Pirgi, con le grandi scoperte che tutti conosciamo, delle lamine d'oro, del frontone dei sette contro Tebe. Ma quello che ci interessa è anche, diciamo, il fatto che ora cominciamo a conoscere anche molto meglio tutta la realtà abitativa soprattutto a livello di edifici pubblici, probabilmente, che hanno svolto delle funzioni importanti nei confronti del popolo. Del grande santuario diciamo sappiamo ormai molto grazie agli scavi e alle pubblicazioni di tutto, diciamo, il gruppo di ricerca capeggiato da Giovanni Colonna, ma con, diciamo, l'inizio fondamentale, l'avvio degli scavi da parte del fondatore dell'etruscologia, di Massimo Pallottino. Abbiamo ormai ottima conoscenza del più antico dei due tempi, il Tempio B, che nel 510 viene eretto da un personaggio assolutamente prima ignoto, che grazie alle lamine d'oro è diciamo entrato prepotentemente nella storia non solo di Cerveteri, di Pirgi, ma proprio direi del Mediterraneo. Un personaggio che dedica questo grande tempio alla dea Uni, che viene assimilata anche nel testo fenicio ad Astarte, e infatti questa connotazione orientale emerge molto bene ovviamente dal testo fenicio delle lamine, ma anche da decorazioni come quelle che vedete del cosiddetto edificio delle venticelle, dove secondo Pallottino, anche secondo Colonna, si praticava il rituale della prostituzione sacra, ma che ha un forte sapore orientale dato proprio da questi antefissi a figura intera con dei simboli astrali che ricordano la luce, il percorso del sole, che ovviamente in un porto sul mare ha un valore molto pregnante. Le lamine erano appunto un documento eccezionale affisso sulla porta del tempio e ci dà questa dimensione di apertura appunto al mondo del Vicino Oriente, al mondo fenicio, da parte di un personaggio che si vuole proprio presentare come alleato, come in qualche modo personaggio che domina il mare, che domina in questo momento i rapporti con la grande realtà cartaginese, che tra l'altro è presente in Sardegna, quindi nell'isola di fronte in qualche modo. Il grande tempio infatti ha tutta una sua struttura che vedete, e i termini che sono indicati in questa pianta derivano proprio dal testo fenicio, che fa tutta un'attenta descrizione diciamo della cella e delle parti del tempio. Un cinquantennio dopo l'area sacra si raddoppia con l'edificazione del Tempio A, un grande tempio che corrisponde a una completamente mutata situazione politica e probabilmente in qualche modo post-tirannica, con l'elemento importantissimo decorativo del frontone posteriore del Tempio, con gli episodi della saga dei sette contro Tebe, che sono stati interpretati come una condanna nei confronti della superbia, della iubris umana. Il Tempio A è dedicato anche in questo caso a una dea, ma è una dea della luce, del mare, dell'alba, della spuma, Tesan Leucotea, quindi una divinità femminile, come sono femminili tutte le grandi divinità di questo complesso sacro. Anche nel santuario meridionale, che è così diverso, non ci sono templi, non ci sono grandi strutture, ci sono delle semplici
piccole strutture molto poco significative sul piano architettonico, ma è un'area molto importante sul piano dei depositi votivi, del rituale sacro e dei resti che di questo sono rimasti. Abbiamo dei depositi pieni di ceramica attica, e qui torniamo un po' in questa dimensione di contatto col mondo greco, che noi a Pirgi percepiamo non come a spina sul piano della, diciamo, delle manifestazioni funerarie, ma lo percepiamo nel sacro, quindi nei culti che, anche se praticati forse da etruschi, qui in questo caso per esempio per questo deposito non abbiamo iscrizioni, ma sono culti che sembrano parlare in greco, sembrano veramente far riferimento a modi di concepire la divinità e modi di concepire il sacro, che sono fortemente impregnati in senso ellenizzante. I depositi votivi eccezionali contemplano una pluralità di elementi che vengono offerti a queste divinità che cominciamo a riconoscere come una coppia di una dea e di un dio. Il deposito K ha proprio in qualche modo questa duplice destinazione. Vedete quanto sono vari in questo caso gli oggetti offerti: vanno da ceramiche attiche configurate a testa umana, grandi vasi greci, anche busti protomi in terracotta di provenienza magno-greca. C'è una grande anche sfaccettatura nella frequentazione dell'area sacra, con offerte che sono offerte in qualche modo condivise da greci che sicuramente frequentano questo santuario e etruschi e locali. La frequentazione greca si vede dalle poche, ma ci sono iscrizioni in greco, ed è molto interessante che i greci riconoscono in questa dea Demetra o anche Core, perché lasciano questi nomi, ma il nome etrusco lo conosciamo perché abbiamo iscrizioni che ci parlano di questa coppia, appunto, di cui accennavo prima, di Sur e Cavata, un dio e una dea, una coppia, sono diciamo citati insieme, e alla dea si offrono degli oggetti che hanno un sapore effettivamente demetriaco, sono elementi che troviamo nei grandi santuari della Magna Grecia dedicati a figure femminili come Demetra, o come appunto, o con accezioni di questo genere, divinità legate al mondo della terra, alla fertilità, all'agricoltura. Il dio invece è un dio infero, un dio che vive nel nero. È possibile che il nome Sur in etrusco significhi proprio nero, quindi c'è questa dimensione particolare, e a questo dio si offre il metallo, si offre il piombo, che è un metallo nero che noi abbiamo trovato in tantissime possibili soluzioni, versioni, come lingotti, come ceppi d'ancora, come colature, come oggetti di altro genere, che vengono calati o diciamo sepolti nel terreno. Quindi un regime delle offerte che è molto improntato a rituali di tipo greco, con l'utilizzo anche di ceramiche che sono molto specializzate, specifiche, che effettivamente prevedono la presenza, non so se stanziale, ma sicuramente il passaggio e la frequentazione di questo luogo, che Giovanni Colonna ha chiamato un asylum, cioè un luogo di accoglienza. E questo a Pirgi si percepisce molto questo: è un porto dove lo straniero viene accolto, viene integrato attraverso i rituali, attraverso le pratiche di devozione, può in qualche modo essere ammesso alla città, alla quale arriva tramite la grande via che congiunge il porto alla città. Quindi una dimensione che ci richiama proprio a questa idea dell'integrazione e dell'accoglienza. Sappiamo che a Cere vive una comunità di greci, sono iscrizioni greche che ci parlano proprio in questo senso. Uno dei grandi doni del santuario meridionale è una grande fiale che verrà esposta in mostra, anche se molto rovinata e lacunosa, che ci riporta a un momento fondamentale dell'Odissea, la strage dei Proci da parte di Odisseo,
che è stata collegata ideologicamente proprio alla condanna, anche in questo caso, della superbia, della volontà dell'uomo di superare i limiti che la divinità gli impone, così come nel frontone dei Sette contro Tebe. Quindi, come diceva anche il professor Sassatelli, c'è questo modo di, diciamo, c'è questa grande consapevolezza del mito greco, anche a livello letterario, di conoscenza proprio dell'epos, che viene narrato sia localmente, come il frontone appunto dei Sette, oppure che viene conosciuto attraverso questi grandi donari eccezionali che veicolano dei messaggi ben precisi, mitologici, ma che poi vengono probabilmente calati anche nella realtà politica del tempo. Ultimo piccolo tema, gli scavi che ormai si sono estesi al settore dell'abitato, un settore però particolare, perché è una sorta di luogo di cerniera tra l'area sacra e l'abitato. Stiamo scavando un'area che ha avuto sicuramente un ruolo pubblico, istituzionale, legato a tutte le esigenze del porto, quindi economiche, doganali, probabilmente amministrative, anche in una fase precedente alla monumentalizzazione del santuario. Questo è molto interessante perché ci mostra come già questo luogo fosse comunque stato attrezzato per diciamo fare fronte a tutte le esigenze di un grande porto. Questo quartiere, che abbiamo chiamato pubblico cerimoniale, è definito verso l'interno dal tratto terminale della via Cerepirge e poi da delle vie che vanno verso il mare, come quella che vedete in rosso, quindi che dirigono direttamente al porto, sostanzialmente al porto orientale. E stiamo mettendo in luce una serie di situazioni che prevedono anche che hanno anche una certa imponenza, come il grosso complesso che vedete sulla destra della via Glareata, che stiamo ormai in qualche modo definendo come una struttura palaziale molto complessa, con questo grande cortile centrale che ci dà proprio la misura della pluralità di funzioni che questo luogo poteva avere, che vanno anche a interessare la produzione artigianale metallurgica. Stiamo cominciando a trovare tutta una serie di contesti che fanno riferimento proprio alla produzione in particolare del metallo, nel caso che abbiamo indagato, che stiamo indagando proprio in questi anni. E poi la monumentalizzazione in qualche modo di questa struttura, che ha dei tetti decorati con antefisse, con terrecotte architettoniche di tipo campano e ceretano, che appunto precedono la data del Tempio B, quindi è una struttura che ha una vita più antica, che inizia almeno alla metà del VI secolo, se non addirittura prima, con molto interessante tutta una serie di azioni rituali che hanno interessato anche quest'area, che non è un'area sacra, ma nella quale noi abbiamo la possibilità di percepire, di leggere tutta una serie di piccoli depositi, offerte, luoghi di sacrificio corrispondenti a ogni azione che veniva fatta di ristrutturazione di un ambiente, di cambiamento di destinazione, come se ci fosse bisogno dell'avallo della divinità per ogni azione. Quindi è veramente molto intrigante questo tipo di realtà. Oltre a trovare, faccio soltanto vedere l'immagine in basso, elementi che rimandano al mare, l'offerta di ancore che noi abbiamo un po' sia qui che anche nel grande santuario, ancore litiche, ancore di piombo, ceppi d'ancora, sono elementi che ci richiamano appunto alla realtà di un porto che vede il navigante arrivare e diciamo donare qualcosa alla divinità per il viaggio ben riuscito. Ma per esempio l'ancora che vedete qui è un'ancora di tipo orientale, vicino orientale, che quindi ci documenta, oltre alla presenza greca, che è quella più visibile, più manifesta, anche una presenza diciamo di naviganti fenici, cartaginesi, che dovrebbe essere ovvia vista l'importanza della lamina in fenicio, questa componente, ma non è così percepibile negli oggetti rinvenuti. E queste lucerne che abbiamo trovato di recente ci richiamano proprio anche alla vita della nave, del porto e della navigazione di quel settore vicino orientale così importante. Un grande santuario inserito anche a livello urbanistico in questo insediamento, che ha una sua
pianificazione. Di fatto noi abbiamo una struttura che ingloba l'area sacra all'interno di una sorta di maglia regolare, quindi è un diciamo un insediamento pianificato dalla città di Cere come appunto propria emanazione sul mare, e in quanto tale ha tutta una sua vita e un suo sviluppo che corrisponde al momento di massima fioritura e di massima proiezione appunto marittima di Cerveteri. Termino soltanto dicendo che le ricerche a Pirgi si stanno aprendo a una dimensione, diciamo, di coinvolgimento delle comunità locali, che stiamo cercando molto di potenziare negli ultimissimi tempi, e anche attraverso diciamo, l'aiuto, la collaborazione della Regione Lazio, che non ci fa mai mancare il suo sostegno, che sta finanziando una serie di progetti di proprio comunicazione, divulgazione, ricerca. E quindi l'ha anche in essere l'allestimento del nuovo antiquarium, che troverà spazio nella manica lunga del castello di Santa Severa. Quindi Pirgi, porto gemello di Spina. No, grazie a Laura Michetti, mi fa piacere che finalmente vediamo questo famoso museo, l'antiquarium, trasferito nella manica lunga del castello di Santa Severa, che era appunto questo vecchio progetto che ha avuto, no? E anche, ecco, questo racconto che poi sarà il protagonista della mostra, della grande mostra che si inaugurerà a Ferrara il 20 dicembre. Come il titolo della mostra? Ecco. Abbiamo lavorato tanto. No, così diciamo al nostro pubblico, anche il titolo della mostra, perché questa sarà una pietra miliare, penso, no? Come le grandi mostre dedicate agli Etruschi, penso a quella curata da Mario Torelli al Palazzo dell'Esposizione. Quindi vedremo anche le ultime novità, no? Degli scavi sia di Pirgi e di Spina, quindi sarà un'occasione importante. Sono quanti pezzi previsti? Circa 200, credo, almeno penso che il professor Sanna ha detto, oltre 200 pezzi. E poi la collaborazione di tanti enti, istituzioni, soprintendenze, università, quindi questa è una grande occasione. Bene, se ci sono domande da parte del pubblico. Nessuna domanda, quindi siamo, e dal pubblico che ci segue online, dal web? No, nessuno, quindi non so, a questo punto io vi ringrazio, non so se il professor Piras vuole dire qualcosa, come ecco Università Sapienza, che è anche coinvolta, no, in questo progetto, insieme alla... visto che c'è il grande scavo d'Ateneo lì a Pirgi. Sì, solo per sottolineare che appunto questo di Pirgi, che ha appena illustrato Laura Michetti, è uno scavo storico dell'Ateneo, tra i primi grandi scavi finanziati dall'Ateneo Sapienza, che sapete investe molto anche sull'archeologia, è un primato che l'Università Sapienza da tanto, in questo senso da tanti anni detiene, e certamente Pirgi è uno degli scavi storici a cui teniamo di più, senz'altro. E l'etruscologia è certamente una disciplina che Sapienza, appunto, visto la sua storia, la storia della disciplina stessa, sostiene con grande vigore, con grande energia da molto tempo, e quindi poi tutto ciò che riguarda gli Etruschi in Italia ovviamente non possono che interessare un Dipartimento di Scienze dell'Antichità, quindi ovviamente pienissimo sostegno da parte nostra, e mi fa piacere che tante persone siano interessate, e penso che sempre di più avverrà, perché appunto ricorrenze come queste, questi centenari anche, con questi anni, insomma, di scoperte così importanti, sicuramente contribuiscono a diffondere l'interesse e l'attenzione per l'antichità, che è poi quello a cui teniamo di più. Mantenere vivo questo interesse, approfondirlo sempre di più, rendere sempre più viva la memoria di quel passato che appunto così vivo in questi luoghi, tra l'altro, in questi luoghi così illustri. Quindi davvero grazie anche alla dottoressa Russo per questa ennesima opportunità che abbiamo di parlare anche delle nostre attività, sempre nel nome, tra l'altro, di una sinergia molto intensa, molto proficua con le varie istituzioni pubbliche e anche private che si occupano della tutela e della valorizzazione dei nostri beni culturali, beni archeologici. Quindi grazie davvero.
Beh, anche la grande mostra è appunto una dimostrazione di questa sinergia tra le varie istituzioni, quindi tra ministero, università. Una mostra ispirandoci alle fonti. Aspetta, accendi. Abbiamo fatto una mostra ispirando. No. Ispirandoci alle fonti antiche. Esatto. Quali erano le due? Abbiamo detto Spina, chi era Simeon Spina, che era Delfi, e quindi ci siamo gemellati i nomi di queste testimonianze. Poi questi pelasgi che ci uniscono tutti un po'. Questi pelasgi. Anche Roma, anche la fondazione. No, ma questo collegamento con Laura, con l'Università di Roma, con lo scavo di Pirgi è molto importante anche per noi, e in mostra avrà un segmento dedicato molto puntuale che appunto illustrerà le cose che ci ha detto adesso Laura. Bene, io ringrazio i relatori, il professor Sassatelli, la professoressa Michetti, ringrazio anche il professor Braccesi da lontano, grazie a tutti, grazie anche all'Università Sapienza, anche ai presenti che ci hanno seguito pazientemente. Grazie, grazie davvero e alla prossima. Thank you.